Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi una nuova ricetta e questa volta senza glutine. Un pan di spagna, appunto senza glutine, ma con farina di riso e amido di mais, quindi maizena. Ho voluto provare questa ricetta base perché ho problemi di celiachia, visto che ho un paio di amici che purtroppo non possono mangiare il glutine e quindi questa è una base perfetta per fare tanti diversi tipi di torte. È una ricetta semplicissima. Come sempre, prima di lasciarvi con la ricetta vi ricordo di iscrivervi al mio canale, cliccate qui sotto, suonate la campanella, seguitemi su Instagram, tutto. Spero che questa ricetta vi piaccia e ci vediamo presto con un nuovo video. Buona visione! Iniziamo prendendo 5 uova a temperatura ambiente, le mettiamo nella planetaria con la frusta e aggiungiamo 160 g di zucchero e facciamo montare il tutto per almeno 10 minuti. La parte delle uova è la parte più importante in questa ricetta senza glutine, devono essere a temperatura ambiente e anzi vi consiglio di tirarle fuori dal frigo la sera prima, è davvero importante. Aggiungiamo un cucchiaio di essenza di vaniglia, che ovviamente non è obbligatoria, ma potete aggiungere un po' di scorza di limone o di arancia o quello che volete. E facciamo girare il tutto, è davvero importante che le uova si montino alla perfezione, quindi lasciatele girare per almeno 10 minuti finché non vedete che hanno raddoppiato di volume. Qui prendiamo la nostra teglia con il cerchio apribile e la oliamo, o potete imburrarla, e la infariniamo con una manciata di farina di riso. Questa che uso ha un diametro di 22 cm ed è perfetta per la dose che vi ho dato. Come vedete, qui faccio girare bene le uova con lo zucchero, intanto fa tutta la planetaria. Quando vedete che le uova sono raddoppiate di volume, spegnete la planetaria e mischiate insieme 150 g di farina di riso e 50 g di maizena. Setacciate il tutto e aggiungetelo all'impasto di uova a zucchero in 2-3 volte, mischiando per bene senza far smontare le uova. Una volta che avete amalgamato tutta, diciamo, la farina, ok, in verità è farina di riso, riprendiamo la nostra teglia e mettiamo tutto l'impasto all'interno e inforniamo a 180 gradi, come sempre, per 30 minuti. Ovviamente se fate una dose più grande ci vorrà più tempo, se fate una dose più piccola ce ne vorrà di meno. Mi raccomando, controllate sempre con lo stecchino. Mi dispiace che qui il filmato è venuto un po' chiaro, però vedete benissimo adesso, quando il pan di spagna è cotto, come comunque le uova gli danno un bel colore biscottato. Vedete qui che la torta comunque non è smontata, ma anzi dall'interno ha cotto benissimo. È davvero un pan di spagna fantastico, devo dirvi che se non sapete che è senza glutine non lo direste, perché è davvero buonissimo, è uguale a un pan di spagna classico fatto con farina di grano. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e se volete altre ricette senza glutine o magari senza latticini, senza uova, fatemelo sapere. Ci vediamo prestissimo con una nuova ricetta, un bacione a tutti, ciao! Thank you.